Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa. Come al solito non sono tantissimi, ma sono ingombranti e quindi voglio toglierli di mezzo. Il primo prodotto che voglio farvi vedere è questo finish Power Gel brillantezza e protezione con tecnologia salvavetro di finish 26 più 6 lavaggi. Allora, mi è piaciuto perché comunque ha lavato bene. Io comunque, siccome la lavastoviglie è un po' vecchiotta, devo comunque prima sciacquare le pentole, i piatti, eccetera, e poi andarli a lavare in lavastoviglie, perché altrimenti non si puliscono. Comunque non è andato ad opacizzare i bicchieri, ha lavato abbastanza bene, ma comunque il mio preferito rimane quello dell'April. Non costa neanche pochissimo, più o meno siamo molto vicini al prezzo di quello April, e quindi se devo scegliere tra i due, la prossima volta acquisterò quello April, perché mi piace di più. Poi, un prodotto acquistato alla Lidl è questo gel con candeggina, sbianca e pulisce a fondo, fresco profumo di pino di W5, acquistato appunto alla Lidl. Non mi è piaciuto perché non ha fatto assolutamente niente, metterlo o non metterlo non cambiava niente, inoltre effettivamente si sentiva l'odore della candeggina e a me la candeggina non piace come profumazione, cioè proprio dà fastidio, quindi ne ho acquistato un altro di un'altra marca senza la candeggina. Comunque al di là di questo ho trovato questo prodotto inutile, in più si è andato a staccare il tappettino dosatore mentre lo utilizzavo, che è cascato nel water, e quindi insomma no, non mi è piaciuto, soldi buttati via. Poi ho finito questi panni in microfibra della Irge Casa. Sono dei panni come quelli della Swiffer, uguali, solo che questi costano un euro. Sono 20 panni, molto grandi, quindi io a volte li andavo anche a tagliare. Sono molto più economici di quelli di marca. Si possono utilizzare per spolverare oppure da utilizzare nello scopino Swiffer, se appunto tagliati, o comunque si possono utilizzare anche grandi. Mi piacciono molto, sono molto efficaci, non vedo la differenza tra quelli di marca se non nel prezzo, quindi buonissimi. Poi ho terminato questi, mi sembra gli ultimi, acchiappacolori della Grey, 6 più 2, pagati 99 centesimi, buoni, ma mi piacciono di più quelli che vi mostro sempre da un euro, dove ce ne sono 10 e sono migliori e più economici. Questi l'ho pagati 99 centesimi perché erano in offerta, se no costano molto di più. Comunque funzionano, non ho creato dei danni perché io tolgo solamente i panni bianchi, tutto il resto coloratini, coloratissimi, neri, eccetera, vanno tutti insieme e mi salvano questi pannetti, quindi se non funzionano sono nella cacca. Però vabbè, buoni, ma non li riacquisterò. Poi ho utilizzato questo campioncino di solare lavastoviglie super concentrato ecobiologico, è la linea dei detersivi di Officina Nature, è in polvere, l'ho utilizzato, ma il problema che ho con i detersivi per la lavastoviglie in polvere è che la mia lavastoviglie non li scioglie, rimane lì il sapone. Me lo fa anche con le capsule della Fairy, che sono famosissime, ma non mi si sciolgono, e quindi niente, non so che dirvi, non me l'ha sciolto. Poi ho terminato questo qua, che è il detersivo per lavatrice Color di Chantecler, formula ravviva e protegge colore, 23 lavaggi. Allora, lava molto bene, mi è piaciuto, ma non lo riacquisterò per due motivi. Allora, il primo motivo è che la profumazione è buona, ma è veramente molto forte e molto intensa, si sente parecchio nei vestiti. Se stendete i panni in casa vi profumano tutta la casa. E a me questa cosa un pochino dà fastidio, e dà fastidio anche il gatto che, non so se lo sapete, comunque l'avevo detto nell'altro video, ha un'allergia a qualcosa, non riesco a capire che cos'è, e quindi cerco di evitare anche questi detersivi con queste profumazioni molto forti. Inoltre questo detersivo lo utilizza sempre mia zia, quindi io collego questo profumo a mia zia e sento che è il suo profumo e non il mio, e quindi ecco, non mi è piaciuto anche per questo, non lo riacquisterò. Comunque principalmente non lo riacquisterò perché la profumazione era troppo forte. Poi ho utilizzato e finito questo Napisan
additivo igienizzante, lo acquisto sempre, ne sto utilizzando un'altra confezione, attivo già da 30 gradi, io tutti i capi li lavo a 30 gradi, a parte le lenzuola e le tovaglie, che le lavo un po' più con una temperatura più alta, però poi per tutto il resto io vado di default a 30 gradi e niente, igienizza, mi piace utilizzare dei prodotti che igienizzano, mi sento più tranquilla e niente, ho acquistato questo. Poi, siamo quasi alla fine, ho finito il brillantante della Winnis Vegan OK per lavastoviglie, allora ne ho utilizzate parecchie confezioni. Non è male, ma ultimamente non so se perché avevo aperto già da un po' la confezione o per l'acqua che è cambiata, è un po' più dura, quando tiro fuori le stoviglie dalla lavastoviglie rimangono quelle goccioline di calcare soprattutto sulle pentole nere che si nota e non mi piace la faccenda. Quindi al posto del brillantante vado a mettere un pochino di aceto. Io odio la profumazione dell'aceto, odio mangiare l'aceto, ma nella lavastoviglie se messo in piccole quantità al posto del brillantante non si sente la profumazione e i piatti e le pentole vengono fuori brillanti, pulitissimi e senza il calcare, quindi non comprerò mai più il brillantante, utilizzerò l'aceto, comunque questo mi è piaciuto per un bel po' di tempo. Poi ho utilizzato dei campioncini, allora intanto due campioncini detersivo per piatti di Green Natural, di questo avevo utilizzato anche la confezione full size che mi è durata mesi e mesi e mesi, la utilizzò mia nonna, me lo ricordo ancora, e lei lavava spessissimo a mano, anzi quasi sempre, e mi ricordo che gli piacque molto, dura tantissimo nel tempo, lava molto bene, ha una buona profumazione, un buon prodotto, non l'acquisto solamente perché utilizzo sempre la lavastoviglie, però buonissimo. E poi sempre di Green Natural, bucato alla lavanda Eco Bio a mano e lavatrice, mi è piaciuto, buono, lava bene, profumazione molto delicata, comunque molto naturale, con un campioncino ho fatto un lavaggio, potrei meditare se acquistarlo o no, un buon prodotto, e poi è ecologico, ipoallergenico, non inquina, non fa male neanche a noi, quindi non male. Quindi questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi, mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!